Io credo che la sfida della difesa del Made in Italy sia la principale sfida sulla quale l'Italia deve rapportarsi all'Unione Europea. Però allora ci sono alcune scelte che non funzionano. Una delle scelte che non funziona è l'aver sottoscritto di recente le sanzioni contro la Russia, che sono sanzioni che pesano sul comparto del nostro agroalimentare per oltre 1 miliardo di euro. Il famoso radicchio che marcisce. Che noi abbiamo sottoscritto per piegarci sostanzialmente a un diktat del meritatissimo premio Nobel per la pace Barack Obama, che si è messo adesso a decidere di fare la guerra alla Russia nel momento in cui invece noi dovevamo prendere la Russia e arruolarla nella lotta al fondamentalismo islamico dilagante. Quindi quando poi si fanno scelte che sono contrarie alla difesa del nostro Made in Italy è difficile difendere quei prodotti.